So you've been around the early 80s and playing from small clubs to the Shea Stadium. Can we see all that in the movie? Well, you don't get to Shea Stadium, but you get to see the US Festival. Because the last 2 years, I stopped shooting because I had every shot. I had every dressing room. I had every, you know, fan craziness. I had all the shots. And when the film finishes, we're already playing the huge concerts. But after the film finishes, we recorded another album. We did more touring, but I already had all those shots. Okay. Allora, io credo, insomma, ha vissuto questo viaggio, questa storia, dai piccoli club fino a suonare allo Shea Stadium. Però nel film si vede soprattutto la parte relativa all'inizio, la parte quella più dura, la parte dove suonavano nei piccoli club. Quando poi sono arrivati a fare l'ultimo tour con Synchronicity, sono arrivati a fare lo Shea Stadium e così via, oramai, diciamo, era tutto così grande, tutto così gigantesco, che magari era anche, da un certo punto di vista, di filmare così via, magari era anche meno interessante, non per noi ovviamente, diciamo che il film si sviluppa soprattutto, è una sorta di viaggio principalmente nel mondo dei gruppi minori, per poi crescere e diventare quello che sono diventati poi. Apart from the movie, you're here because tonight you're going to play in Milan. We're playing in Milan tonight with La Notte della Taranta, which is Italian music. Yeah. And it's a very powerful kind of Italian music that most people in Italy don't really know about so much, because it comes from the very south in Puglia. Mm-hmm. The south of Puglia, the bottom of the Salento region. And then at the bottom of Salento, that's where the music of the pizzica comes from. Good. And you enjoy that? Oh, I enjoy that. I enjoy it because it is loud and it has a lot of pain, but a lot of happiness as well. And because it's loud, that means that I can play my drums very loud. Okay. And I like to play loud. Good. We know. Allora, lui è qui anche perché oggi, stasera, c'è un concerto della Notte della Taranta al Mazda Palace a Milano, che consiglio veramente e vivamente a tutti quanti di vedere, perché rimarrete veramente scioccati. Lui adora suonare questa musica. Per chi non lo sapesse, la musica della Taranta è musica tradizionale popolare del Salento. Lui spiega questa cosa come è la musica del sud, del sud, del sud dell'Italia, in Puglia in particolar modo ovviamente, e si diverte molto perché, a parte, vabbè, tutti i suoi trascorsi di musica etnica ovviamente lo avvicinano a questo tipo di discorso musicale, però è veramente molto contento perché può suonare ad un volume altissimo, è molto powerful, come si suol dire, ed è una cosa che gli interessa molto, sia culturalmente sia proprio da un punto di vista tecnico. A questo proposito, io ho qui un'altra persona che sicuramente fa la gioia di una marea di musicisti, perché comunque è un personaggio che non è certo nuovo al mondo della musica in Italia. E lo facciamo entrare, che è un grande, si chiama Vittorio Cosma! Yeah! Yeah! Ah, Vittorio Cosma, che è... Nice to meet you. Nice to meet you, Vittorio! This is the boss of Daniela. This is the man who brought me and who has made the arrangements of the songs, that takes this very simple music, and we've added some ideas of Vittorio's and mine, and Vittorio is the boss of the orchestra. Oh, all wow, the 21, because you see, I paid this the Sabatini are all pirates and smugglers, and I'm sure, I don't know, but I'm sure they're all somehow criminal, and these are the wild men of Salentina, and it takes a strong man to control them, to bring focus, to get them all on stage. Giuseppe, spiegare un attimino. Text Napolitano. Allora, lui considera Vittorio come una sorta di quasi, se vogliamo, protettori, nel senso che Stuart dice nel sud bisogna, cioè, lì le persone sono quasi dei pirati, sono proprio tosti, come carattere sono belli tosti, ed è, tra parentesi, bellissima gente, e dice Vittorio è uno che è capace di capire un attimino un po' gli animi di tutti quanti, ricattandoli, facendo l'ecco anche fisicamente. Allora tu sei peggio di loro. He's worse than them. Well, he's the worst pirate of all. Yeah. Okay. Ad ogni modo, lui lo considera un po' il boss, ma ritornando invece ad un discorso musicale, Vittorio, che oltre ad essere compositore e produttore, è anche...